Vesegas. Il 26 aprile 1986, nella centrale di Chernobyl, in Ucraina, avviene il più grave incidente nucleare della storia. Durante un test sui sistemi di sicurezza, un reattore esplode, liberando 35 tonnellate di combustibile nucleare. Una radioattività 400 volte più potente della bomba di Hiroshima. Le autorità sovietiche cercano di tenere la notizia nascosta, sia le popolazioni direttamente contaminate, sia l'Occidente. Ma la nube radioattiva trasportata dai venti raggiunge l'Europa intera, Italia compresa. Chi era grande abbastanza si ricorderà che in quei giorni non si poteva mangiare la verdura. Ma ovviamente le zone più colpite sono state Bielorussia, Ucraina e Russia. Il numero reale delle vittime fatte finora da Chernobyl è incalcolabile. Solo 4.000 per i dati ufficiali. Almeno 200.000 morti e un totale di 3.200.000 persone colpite, secondo Greenpeace e altre associazioni. Su un dato però c'è certezza: gli effetti della contaminazione dureranno per almeno 300 anni. Siamo alla centrale di Chernobyl. E quello alle mie spalle è il famoso sarcofago. Il 95% del materiale radioattivo del reattore, 70.000 tonnellate di detriti, è ancora là dentro. Questo è un misuratore di radiazioni. La misura standard dovrebbe segnalare 0,1 microsievert orari. Guardate. Segna 14 e 16. Nonostante l'alto livello di radiazioni, 4.000 persone lavorano ancora alla manutenzione della centrale. Ci allontaniamo dalla centrale con la nostra interprete e la guida obbligatoria per visitare queste zone. Un'area di 30 km attorno al reattore è stata evacuata ed è controllata dai militari. A pochi chilometri dalla centrale è ancora in piedi Pripyat, una vera e propria città fantasma. Qui, 20 anni fa, abitavano 45.000 persone, per lo più i lavoratori della centrale e le loro famiglie. 45.000 della gente che viveva qua, dopo 36 ore è stata evacuata. Questo era un supermercato, Accatastati fra le macerie, ci sono ancora i ritratti di alcuni dirigenti sovietici. Poco più avanti c'è quella che era la scuola. Ci sono ancora i banchi e addirittura i libri dei bambini. Agli abitanti di questa città era stato detto che se ne sarebbero dovuti andare solo per 3 giorni. E invece non sono più potuti tornare, neanche per riprendere le loro cose. Pianoforte. Questa è la palestra. Al podio, questa cavallina. Era un teatro, quello, un auditorium. E qui hanno rubato tutto. Hanno rubato proprio tutto. Ci spostiamo di pochi chilometri verso la campagna abbandonata. Nonostante il divieto di abitare in questa zona, c'è qualcuno che è voluto tornare a tutti i costi nella sua casa. Zdrasio già! Ciao! Zdrasica mo! Come questa anziana signora che vive da sola in un villaggio deserto. Non si sente sola? Мені у своїй деревні. А в своєму proprio villaggio non si sente sola mai. Lei che cosa si ricorda di quella sera del 26 aprile? Нічого не помню. Non sapevano niente che è successo esplosione. Quando ha saputo qualcosa? Ми поїдемо у Хвойник в Білорусію за покупкою. Prima di tutto hanno evacuato i figli di delle persone ricche. Questa signora, una settimana dopo l'incidente viene evacuata, ma dopo un mese decide di tornare. E per evitare i controlli, attraversa il lago facendosi accompagnare da alcuni pescatori, pagandoli in vodka. Bravo, una bottiglia è vodka. Mangio gli ortaggi del posto. Sa che è pericoloso, che è rischioso, che sono radioattivi. Нічого ми не боїмось. Dice che non ha paura di niente. Crede che tutti sono morti per nervosismo. Nervosismo. Nervosismo, sì. Questa signora sostiene che gli ex abitanti del villaggio sono morti non per colpa delle radiazioni, ma per la nostalgia di casa. La salutiamo con un piccolo omaggio. Questo per lei. Спасибо. Большое спасибо. Grazie ancora. Я вас пригощу. Dici che dobbiamo bere 100 grammi di vodka. No, vodka no. Ci allontaniamo ancora dalla centrale in direzione Chernobyl città. Ma prima di entrare, veniamo fermati a un posto di blocco. La nostra radioattività è nei limiti e possiamo proseguire. Non siamo radioattivi.
Ed eccoci nella città di Chernobyl. All'ingresso c'è un monumento dedicato alle migliaia di persone morte per essere intervenute a limitare i danni dopo l'esplosione. I liquidatori, a coloro che hanno salvato il mondo. Oggi a Chernobyl vivono solo coloro che lavorano alla centrale, ma per evitare esposizioni troppo prolungate alle radiazioni, possono restare al massimo 15 giorni al mese. Qui lavorano anche degli italiani, fra cui l'ingegner Giovanni Mini dell'Ansaldo Nucleare, che si occupa della sicurezza della centrale. L'aspetto strutturale in questo momento è stato notevolmente migliorato. In che situazione è questo? Sì, le condizioni attuali potrebbero portare a una diminuzione della sua resistenza meccanica, fino a un eventuale crollo. Naturalmente questo è catastrofico, crollo. Loro possibile un terremoto questa notte. Non siamo in una zona dove il rischio sismico è elevato. Chiaro che se poi viene un terremoto di particolare intensità, quel sarcofago crolla. Ma c'è crolla. La progettazione per un nuovo sarcofago o no? C'è la progettazione di un nuovo sarcofago progettato contro il vento, la neve, il massimo terremoto, eccetera, eccetera. Si prevede una data, inizio lavori? Doveva già essere stato assegnato il contratto già 2-3 anni fa. I tempi in gioco sono molto lunghi. Questo ingegnere ci ha rassicurato, ma non troppo. Andiamo 120 km più là, a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Ma prima di poter uscire dalla zona vietata, ci dobbiamo sottoporre ad un nuovo controllo della radioattività. Non sono contaminato. Stiamo andando a incontrare uno dei 600.000 liquidatori, le persone mandate a Chernobyl a intervenire subito dopo l'incidente. Permesso. Salve. Piacere. Il 9 maio un palatka mi poiechali a Chernobyl. Ah, ecco, quindi loro non sapevano che stavano andando al reattore. Non sapevano, loro avevano l'ordine. C'era qualcuno quando stavano lavorando che si ribellava, che non voleva sgombrare le macerie, che chiedeva informazioni, che diceva qua stiamo morendo o moriremo. C'era la gente così che scappava, voleva andare via, però sono stati ripresi con la violenza e hanno passato molto di più tempo lì a lavorare. Questo signore ci fa vedere le foto di quei giorni. Stanno togliendo la terra radioattiva. Quindi non ha nessuna protezione, sono abiti normalissimi. Dopo che hanno lavorato dovevano andare a fare la doccia, però dopo la doccia dovevano vestire i vestiti in cui lavoravano. Poi ci mostra i documenti ufficiali. Le autorità di allora, per evitare cause indennizi, gli avevano certificato solo 4 giorni di lavoro, anziché il mese effettivo. Tutti i documenti sono stati falsificati. Quando ha terminato il lavoro, ha fatto degli esami medici per vedere com'era il suo stato fisico? Durante il servizio nessuno. Dopo un anno ha avuto la prima operazione. Dopo 7 anni hanno operato pure il secondo linfonodo e lui ha fatto chimioterapia. Cioè, la malattia più spesso vissuta è la malattia di la tiroide. Che la figlia sua, per esempio. Che sua figlia prende. Eppure il nipote questo c'ha. Non solo lui si è ammalato di tumore, ma anche la figlia e la nipote si sono prese un cancro alla tiroide. Questo perché le conseguenze dell'incidente hanno colpito le generazioni successive. Questo è il reparto oncologico dell'ospedale di Kiev. Qui ogni giorno entrano 6 bambini malati di tumore. E qui opera un'associazione italiana, Sole Terre. Luigi, ciao, tutto bene? Prego. Che cosa ha fatto in questi 3 anni Sole Terre all'interno di questo reparto? Sole Terre innanzitutto permette l'alimentazione, quindi i bambini mangiano, permette le cure sanitarie. Qua stiamo parlando di famiglie che non si possono permettere di acquistare un catetere. Se non ci fosse voi qui, che cosa succederebbe? Esaurito il budget, i bambini tornano a casa a morire, è molto semplice. In un paese così povero e dalle strutture sanitarie così arretrate, per fortuna ci sono anche ottimi medici, come la dottoressa Natalia Zelinska, che è il primo responsabile di endocrinologia pediatrica dell'Ucraina. La dottoressa Zelinska ci mostra i grafici che attestano l'aumento dei tumori tra i bambini negli ultimi anni. Questo dipende sia dal fatto che i bambini sono figli di persone contaminate, sia dal fatto che vivono tuttora in zone radioattive. Se un bambino vive in una di queste città che ci mostra il grafico, continua a essere a rischio. Statistica. È la statistica.
Da parte del governo c'è un tentativo di non dire tutte le notizie? Penso che lo Stato non dice tutto. Questo solo per non spaventare o perché magari non avrebbe i soldi per risarcire le persone? Una cosa e l'altra. Pensa che questi bambini gli possa far bene un soggiorno in Italia? Certo. Certo che serve. Andiamo a conoscere alcuni bambini e i loro genitori. La bimba ha avuto già 4 interventi, perciò lei capisce. Io sono sicura che è Chernobyl che ha causato tutto questo, perché l'aria, l'acqua che beviamo è tutto inquinato. Mia babushka vive in Западной Україні, от ми їхали то ли от. I dottori hanno visto che è il tumore nel cervello e facciamo già il terzo blocco di chemioterapia. Questa giovane mamma aveva 6 anni quando c'è stato l'incidente. От ми їхали то ли от неї, то ли к ней. Quei primi giorni che nessuno diceva la verità, noi abbiamo passato proprio vicino alla zona. Di storie drammatiche come questa ce ne sono tantissime, ma per fortuna, col contributo di questa associazione italiana, nell'ospedale si riesce a vedere anche qualche sorriso. Sole Terre, di che cosa ha bisogno? Sole Terre chiede aiuto per poter continuare ad aiutare questi bambini, e quindi cure sanitarie, alimentazione e acquisto di materiale diagnostico. E noi come vi possiamo aiutare? Si deve fare una donazione al conto corrente postale 665588 o consultare il sito internet www.soleterre.org. Mi raccomando, il contributo di ognuno di voi può essere prezioso. Vero?